Con chi sei, Maurizio? Grazie Cristina, buon pomeriggio a tutti, un saluto a tutti. Come dicevate, il Museo del Videogioco è molto conosciuto anche all'estero e oggi visiteremo i locali, parleremo un po' della storia anche del videogioco con tantissimi pezzi che sono qui custoditi. Ora un saluto veloce con Michela De Rosa, che è cofondatrice ed è anche l'ufficio stampa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, qui dentro che cosa possiamo trovare? Allora, qui sono custoditi e racchiusi oltre 1.000 pezzi della storia videoludica. È nato tutto come una passione personale, quindi il 90% di quanto è conservato nel museo appartiene al fondatore Gian Sandro Rosasco, a cui negli anni si sono aggiunti volentieri i pezzi delle persone che hanno voluto donare quello che avevano in soffitta, in cantina, così invece di prendere polvere, ora sono a disposizione della collettività. Quindi da una passione poi si è sviluppato e sono anche molti gli oggetti che voi avete qui che mostrate. Sì, il ragionamento è stato questo: perché tenere tutto rinchiuso negli armadi? Abbiamo pensato che fosse più bello condividere questa passione con altre persone, ma soprattutto metterli a disposizione. Quindi da una parte c'è la conservazione della storia e del design, se vogliamo, quindi della storia videoludica del design dagli anni 70 in poi, e dall'altra parte, essendo a disposizione giocabili, è un modo, insomma, per metterli appunto a disposizione. Da che anno siete aperti? Dal 2012, dal maggio 2012, infatti il 21 maggio ci sarà la festa per il quarto compleanno del museo. Bene, dopo ne parleremo maggiormente nel dettaglio, soprattutto vedremo alcune delle teche che sono qui presenti. Allora, Cristina, ti restituiamo la linea, ci ritroviamo tra pochi minuti. Grazie, grazie Maurizio. Abbiamo quindi aperto anche questa finestra su Gatton. Rientriamo Sì, allora abbiamo deciso di iniziare proprio dallo start del museo, quindi vedere come si completa il percorso museale qui a Gattorno. Allora, ancora con Michela De Rosa, dove inizia tutto? Allora, per il visitatore che viene al museo abbiamo cercato di rendere le cose un po' chiare. E quindi qua c'è un pannello che spiega la storia del museo, quindi com'è nato, perché è nato e da chi. E poi si parte con l'inizio del mercato dei videogiochi, quindi da quando è diventato qualcosa di così importante, poi come si è visto poi nei decenni successivi, da evolversi fino ai giorni oggi e chissà dove andranno. E dove si inizia? Si inizia, diciamo, a livello commerciale con il Pong, che è stato il gioco più famoso, che i ragazzi d'oggi sorrideranno a pensare alle due bacchette che andavano su e giù con una pallina che era quadrata perché non c'erano abbastanza pixel per farla rotonda, quindi è di questo che parliamo. E infatti subito dopo abbiamo tutta una parete dedicata a quella che abbiamo chiamato la guerra dei cloni, nel senso che sono i cloni del Pong. Quando hanno scoperto che ci si potevano fare dei soldini in questo modo, moltissime aziende hanno deciso di buttarsi in questo Anche perché settore. sicuramente sarà stata una rivoluzione, ma il videogioco che cos'è? È solo un gioco? No, il videogioco per noi che abbiamo deciso di dedicargli un museo è, secondo noi, una forma d'arte davvero completa, perché se tu pensi che oltre ovviamente all'immaginazione e alla fantasia c'è la sceneggiatura, perché ci vogliono delle storie, dei testi, c'è l'immagine, c'è la grafica, c'è il design, c'è l'arte, nel senso, che 360 a gradi. 360 gradi. E infatti Luca, che è il nostro vice direttore, ha fatto una tesi proprio su questo tema, quindi il videogioco come forma d'arte. Allora lo presentiamo Luca Bagnasco, che è il vice direttore del Museo del Videogioco di Gattorna. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, intanto come mai una tesi proprio su questo tipo di aspetto? Cosa ti appassionava? Ah, io sono appassionato di videogiochi anch'io da sempre e studiando poi storia dell'arte e conservazione dei beni culturali ho pensato di unire le due cose. Proprio come forma d'arte, il Esatto, videogioco. esatto. Riguardo al linguaggio, alla comunicazione e al design, che sono poi i fondamenti di questo mezzo. Allora, visto che con Michela parlavamo del Pong, qua allora andiamo a vedere nel dettaglio, insomma, i videogiochi che voi avete messo in mostra. Sì, esattamente. Noi qua abbiamo dedicato una parete proprio a questi cloni per far vedere il grande successo che hanno avuto in tutto il mondo. In realtà queste piccole console,
con un gioco molto semplice che però ha avuto un grande successo fin dai suoi inizi. Tutte si vedono che sono tutte diverse, hanno anche sistemi di controlli, cartucce tutte diverse una dall'altra, e anche le aziende italiane poi si sono lanciate in questo progetto, come questa. Abbiamo degli esempi di queste della Zanussi che venivano pubblicizzate sui topolini, o la Reel più avanti, ognuna poi con modi diversi, alcune a colori, in bianco e nero, quindi vennero poi realizzate in tutte le salse. Vediamo videogiochi e console davvero molto antiche, storiche, diciamo. Sì, sì, infatti. Fino ad arrivare anche magari a videogiochi più moderni. Fino ad arrivare quasi ai giorni nostri, in pratica. Noi abbiamo come struttura tutto un percorso tematico e storico che non è solo tecnico, solo così nozionistico, ma invece cerca anche di essere divertente, stimolante per tutti quelli che vengono dai giocatori un po' più cresciuti che rivedono i loro giochi dell'infanzia, o anche ai bambini e ai loro figli che si continuano a divertire con anche gli stessi giochi. Ecco, in questa vetrina in particolar modo quali curiosità possiamo vedere? Per esempio qua siamo negli anni 70 con l'Atari, che come ti dicevo è anche diventato un marchio anche famoso anche di design, quasi. Per esempio Space Invaders, che molte persone anche conoscono, è un videogioco che negli anni 70 si racconta in Giappone nelle sale giochi, funzionando con le monetine da 100 yen, ha avuto un così grande successo che in tutto il Giappone le monetine da 100 yen cominciarono a sparire dalla circolazione, perché tutti i ragazzi le inserivano dentro ai cabinati delle sale giochi. Oppure un po' più recente abbiamo un console chiamato Vectrex del 1982, che è curioso perché veniva venduto insieme a un suo televisore in bianco e nero, perché si diceva a quel tempo si avevano paura, soprattutto le mamme, i genitori, che i videogiochi rovinassero la televisione di casa, e quindi veniva già venduto insieme a questo, ed essendo in bianco e nero aveva, per dare il gioco a colori, degli schermi colorati da porre sopra. In questi decenni come è cambiato il videogioco, se non arrivare ad oggi? È cambiato radicalmente, è cambiata la tecnologia, sono migliorate le capacità tecniche, sono cambiate le idee, si sono sviluppati modi diversi di pensare il gioco, di giocare e di vedere tutto diciamo l'aspetto culturale, sociale del gioco. I videogiochi, si va a pensare a Super Mario Bros. O a Pac-Man o tanti altri, sono diventati poi anche un'immagine così di design culturale, esatto. Ora siamo arrivati da questa parte del museo dove incontriamo di nuovo Michela. Da questa parte come si completa dunque il percorso per chi arriva? Allora, il percorso prosegue con la parte dei cosiddetti computer, i primi computer da casa, che i ragazzini chiedevano per fare i compiti per la scuola, poi insomma sì, servivano anche quello, ma erano soprattutto le prime console con dei giochi all'epoca molto belli, quindi in questa parte tantissime persone si riconoscono con il Commodore, l'Amiga, piuttosto che queste cose molto conosciute. Poi diciamo la tecnologia, come diceva prima Luca, si è sviluppata anche miniaturizzandosi, e quindi sono arrivati i cosiddetti handheld, quindi giochi portatili. Se voi pensate che all'inizio c'erano solo i cabinati, poi si andava sulla televisione di casa, poi come nel caso del Vectrex anche il televisore si è fatto piccolo, e ancora successivamente sono nati appunto gli handheld, che noi ne abbiamo alcuni esemplari che hanno un design molto particolare, tipico degli anni 70-80, che poi si è miniaturizzato ancora di più con quelli più piccoli. Ultima battuta, sulle pareti avete così affisso anche dei testi e comunque dei titoli per cercare di dare un nome a ogni sezione, per essere più chiari. Esatto, come dicevamo all'inizio, ha un senso il museo, quindi basta che il visitatore guarda cosa c'è nel cartello posto in alto e capisce cosa si ritrova sotto. Benissimo, grazie. Allora chiudiamo questo primo collegamento, linea allo studio, ci ritroviamo tra pochi minuti. A te Cristina.
Grazie Maurizio, rientriamo in studio, parliamo... Sì, infatti, vediamo altre curiosità, ci siamo spostati all'interno di questa sala sempre con Michela. Allora, qui c'è anche una unione con la musica. Sì, qua c'è una sezione dedicata un po' alle curiosità, è veramente un misto di cose che uno deve venire un po' sfrugugliare, ma perché sono anche divertenti, come ad esempio, insomma, è vero che ci sono tanti successi, ma c'è stato anche qualche vediamo qualche curiosità. Per esempio, il gioco di E.T., che è stato considerato per molti anni il videogioco più brutto della storia, perché insomma per inseguire un po' il successo del film l'hanno fatto in troppo poco tempo, e poi c'è tutta una leggenda di giochi sepolti nel deserto, quindi insomma una cosa carina. E una cosa che stupisce sempre tutti è ad esempio il videogioco di Dungeons and Dragons, un famosissimo gioco in scatola che ha rivoluzionato proprio il mondo, no? Nel senso molto conosciuto, che nell'82 è entrato nel Guinness dei primati come cartuccia più potente fino al 1982, e sono ben 6K, quindi se considerate che scrivendo ciao con un SMS sono sì, molti di più, lì c'è un gioco intero. E poi appunto c'è la musica, perché la nostra sezione note videoludiche, perché tantissimi cantanti sono anche videogiocatori o amanti dei videogiochi, e quindi hanno dedicato o interi album o canzoni ai videogiochi, come si può anche vedere sulle pareti, per esempio nel caso di Caparezza con Biura di me, questo testo che usa la metafora dei videogiochi per raccontare un po' la vita, o J-Ax all'epoca articolo 31 con Commodore 64 versus PC, o insomma altre canzoni. Qui vediamo in un'immagine Giansandro Rosasco insieme a Ian Livingstone, che è il creatore di Lara Croft. Sì, è il ex presidente, insomma presidente onorario, l'abbiamo incontrato a un evento dedicato ai videogiochi a Milano, gli abbiamo parlato del museo, gli abbiamo fatto vedere insomma un po' di cose, era molto contento e ci ha autografato la scatola di Dungeons and Dragons, perché è grazie a lui che è arrivato in Europa e in Italia, quindi insomma abbiamo anche questa piccola chicca per gli appassionati ovviamente. Ecco, mentre ci spostiamo verso l'altra teca, dobbiamo dire che avete messo diversi cartellini di spiegazione, però accessibili a tutti, anche ai bambini e ai ragazzi che arrivano, insomma, per divertirsi oltre che a visitare il museo. Assolutamente, non è un museo tecnico, questo è importante, non è un museo dedicato al videogiocatore spinto, quello che ama i tecnicismi, anche se in realtà là c'è cavalletto con un libro con le schede di approfondimento, quindi se uno vuole veramente saperne ancora di più, lì ci sono gli approfondimenti. Poi invece cosa abbiamo? Qua invece abbiamo la sezione avventure grafiche, che come è scritto là in alto sono i videogiochi delle donne, di chi ama leggere e usare il cervello, perché ecco, io mi sono innamorata dei videogiochi con questi perché li ritenevo come tanti una grande perdita di tempo, e da amante dei libri mi sono dovuta ricredere proprio conoscendo questo tipo di videogiochi, dove la narrazione, la sceneggiatura, la storia, perfino il doppiaggio è affidato a dei professionisti, quindi le storie sono spesso scritte da scrittori, il doppiaggio fatto da attori professionisti, e comunque la parte narrativa e la parte degli enigmi, quindi dove bisogna proprio cervellarsi, è molto importante. Non si spara, ci sono pochissime parti di azione, se non addirittura niente, e quindi insomma se volete star svegli di notte a chiedervi che cavolo non avete chiesto, non avete fatto o non siete andati, ecco insomma. Certo. Quali giochi tra questi che avete sono i più famosi, forse i più conosciuti? Allora, diciamo che ci sono anche delle saghe, per esempio, o comunque delle cose caratteristiche, tipo la LucasArts, che è qua, sì. Quindi, non so, Monkey Island, Loom, Indiana Jones, insomma, certo. Per chi è stato amante dei videogiochi degli anni 80, 90, anzi, sono proprio come dire la Mecca, un po'. Poi c'è per esempio la saga di Myst, di cui abbiamo perfino una parodia, Pyst, quindi è un videogioco che è una parodia del videogioco. E poi Siberia, insomma tanti altri. E qui una cosa carina che possono vedere i visitatori è il videogioco estratto o dedicato o al film o al fumetto o all'evento storico. Quindi non so, c'è il videogioco del film Blade Runner, c'è il videogioco del telefilm X-File, c'è il videogioco del fumetto di Landog, Giulia, piuttosto che altro, e quindi insomma
fa dei parallelismi. Allora, concludiamo questo collegamento invece parlando anche di come si sostiene il Museo del Videogioco, quindi ne parliamo ancora con Luca Bagnasco. Come fate? Guarda, come abbiamo detto, noi siamo un museo completamente gratuito, non abbiamo un biglietto d'ingresso e siamo... Tanto uno può venire quindi a giocare, ma di per sé gratuitamente? Assolutamente sì, si può giocare e vedere tutta l'esposizione assolutamente in modo gratuito. A noi fa piacere se le persone vogliono sostenere il museo magari con un'offerta libera o donandoci magari dei vecchi giochi o console che possono avere in cantina che non utilizzano più, che possiamo sempre utilizzare per esposizioni se ci mancano dei pezzi o da giocare proprio come abbiamo qua dietro con vecchi Nintendo e Sega, oppure con qualche gadget che abbiamo realizzato per l'occasione, così anche da ricordo un po' del museo. Queste belle maglie che avete in osso. Esatto, una maglietta, un portachiavi, il borsello, insomma, anche piccoli ricordini. Nel caso potete anche partecipare a degli eventi, cioè possono chiamarvi e magari voi partecipare con i vostri oggetti? Sì, certo, noi abbiamo anche già partecipato a qualche evento in piazza, eventi pubblici come il museo itinerante, sì. E sicuramente è un modo carino per portare comunque in giro il museo, raccontare un po' la storia, insomma, e interagire e vedersi direttamente con le persone, ecco, sicuramente. Bene, grazie. Allora dopo vedremo invece i cabinati nell'altra sala, quindi videogiochi un pochino più grandi. Allora ne parleremo tra pochi minuti. A te Cristina. Grazie, grazie Maurizio. Ora rientriamo in studio. Sì, siamo nella sala giochi in questo momento, quindi abbiamo i cabinati, i videogiochi più grandi. Anche in questo caso chiedo a Luca da dove partiamo, insomma dal più antico forse, dal più storico? Ma sì, il più antico è qua sulla sinistra, abbiamo un Ladybug che è una sorta di Pac-Man di quegli anni, e poi abbiamo comunque una sala giochi che copre un po' di tutto, nel senso ormai le sale giochi non esistono più, noi facciamo un piccolo salto nel passato, abbiamo dai giochi di calcio a giochi d'azione. Tanto vediamo che stanno tutti funzionando, quindi vuol dire che comunque li avete curati, li avete messi a posto, vanno, ci si può giocare. Sicuramente funziona, si possono giocare anche questi sempre gratuitamente, li abbiamo messi a posto anche grazie a degli amici che sono venuti anche loro a darci una mano e ad aggiustare tutte queste cose, come ti ho detto prima, grazie al volontariato e agli amici. In totale quanti siete come volontari? In totale siamo una decina di persone più o meno che ci si alterna a tempi alternati, così. Qui abbiamo un gioco interattivo, quindi abbiamo si può comunicare. Sì, un gioco interattivo di un cartone animato degli anni 80, Kenshiro. Abbiamo poi giochi famosi come anche Puzzle Bubble, Metal Slug, che si trova anche poi in tutti i bar delle spiagge. Questi cabinati come vi sono arrivati? Questi poi li abbiamo tutti poi ricevuti donati o comunque erano nostri e trovati nel corso del tempo. Siamo comunque, insomma, sempre dietro a conservare la struttura, e però magari possiamo lanciare anche un appello a chi ha un cabinato magari in soffitta, un videogioco nascosto da qualche parte, di non buttarlo, di non lasciarlo impolverare, insomma di portarlo qui. Certo, sì, come anche tutto il resto di console cabinati, sicuramente ci possono sempre essere utili. Oggi siamo riusciti ad avere, in occasione anche del prossimo compleanno, che sarà il 21 maggio, più di 30 postazioni di gioco funzionanti, disponibili e totalmente gratuite. Là in fondo abbiamo forse il più moderno, l'Xbox. Esatto, abbiamo anche un Xbox 360 che ci è stata donata anche in questo caso, con una TV, insomma un bel pezzo anche un po' più recente per i più giovani, per i ragazzi che si trovano per la prima volta di fronte a queste cose, anche se comunque i ragazzini, anche i bambini che non hanno visto i giochi più antichi sono comunque attratti da certi giochi più antichi, ecco. Oggi di fatto questi cabinati, queste sale giochi non ci sono più in giro nei locali, cioè si vedono molto raramente. Ormai no, ed è anche un peccato, perché si usa dire oggi come sala giochi la sala del gioco d'azzardo, che è... Si fa confusione con i termini. Sì, esatto, non è bello nel riguardo del videogioco, nel senso, non è bello.
sono cose diverse. Si confonde, esatto, sono cose diverse. Non il gioco d'azzardo ha i suoi, ha le sue pecche, ha i suoi limiti. Noi abbiamo dei giochi divertenti, sani, come a tutti eravamo poi abituati con le 200 lire, insomma, ecco. Quindi che i videogiochi così hanno cominciato a sparire dalla circolazione, in base a che cosa? Ma guarda, piano piano, sempre di più con l'avvento del gioco portatile, avere il gioco a casa, il gioco in ogni momento, dalla console al gioco portatile fino oggi al gioco sul cellulare, sicuramente ha influito poi nella scomparsa di questi luoghi. Anche il videogioco sul cellulare oggi è una nuova frontiera, anche per la qualità grafica che hanno. Sì, sì, certo, poi sono anche per un mercato molto diverso che probabilmente non esisteva fino a qualche anno fa, di giocatori che hanno poco tempo, che vogliono un gioco magari semplice, divertente, appassionante, a poco prezzo o addirittura gratis su un cellulare. È un ottimo, è un grande mercato per i cellulari oggi, certo. Secondo te il videogioco oggi per i ragazzi sono cambiati come temi, sono forse più violenti rispetto a un tempo, erano più divertenti prima, oggi forse cercano qualche cosa, forse lo scontro a tutti i costi, non so. Ma guarda, io penso, forse non parlerei di più violenza o meno violenza, sicuramente sono cambiati i modi di raccontare le storie, raccontare i giochi e raccontare l'intrattenimento. Oggi se pensi grandi aziende di videogiochi come possono essere Ubisoft piuttosto che altre americane, per creare un videogioco ad alta fascia spendono cifre più o meno simili a quelle che spende una produzione hollywoodiana di un film, e si parla di decine di milioni di dollari per la realizzazione di un videogioco. Siamo nel modo di raccontare del 2016 probabilmente, quindi abbiamo storie anche appassionanti, passiamo da storie come film interattivi veri e propri, dove come abbiamo detto prima la storia e l'arte si unisce anche a questo, oltre non solo l'immagine, la narrazione, la musica, ma anche all'interattività del giocatore stesso. Quindi magari da giochi più semplici ora siamo passati anche a più variegati forse anche, insomma. È bello questa parte del museo perché sembra di essere fermi nel tempo, insomma, con questi macchinari che comunque ancora funzionano. Abbiamo visto Michele e Giansandro anche giocare, si stanno divertendo e quindi possiamo quindi testimoniare il funzionamento di queste macchine e dire a chi vuole venite perché potete giocare, e soprattutto come dicevamo prima, se avete dei videogiochi a casa, qualche cosa, di portarli, perché sicuramente poi voi li metterete in mostra. Sì, certo, poi chi vuole venire qua può, come abbiamo detto, giocare gratuitamente, sempre, come anche l'entrata è anche sempre quella gratuita. Io ti ricordo anche il nostro compleanno, che sarà il quarto compleanno del museo il 21 maggio. Faremo una grande festa con tanti amici, speriamo anche con tanti visitatori che verranno a trovarci, insomma. Va bene, ok, allora adesso restituiamo la linea allo studio. Di questa festa ne parleremo ancora, così diamo qualche dettaglio in più, gli orari e così via, nell'ultimo collegamento, così ci salutiamo qui dalla sala giochi. A te Cristina. Grazie, grazie Maurizio. Ora andiamo a raccontare una storia di speranza, che è la storia di Grazie Cristina, ci salutiamo dal Museo del Videogioco, però dando ancora qualche indicazione per tutti coloro che fossero interessati. A iniziare dalla data del compleanno di cui abbiamo parlato, quando sarà lo ricordiamo, e che cosa si terrà in questa giornata? Sabato 21 maggio dalle 3:30 alle 8:30, insomma finché la festa finisce, saremo qui a festeggiare il quarto compleanno del museo. Come ogni anno faremo una torta tema, quindi non solo buona ma anche bella da vedere e un po' stramba come piace a noi. Quindi con tutti i visitatori, oltre all'ingresso gratuito, oltre al fatto di potersi divertire con le console o con i cabinati delle sale giochi, insomma ci sarà anche questa dolce sorpresa. L'apertura del museo è tutti i terzi sabati del mese, sempre dalle 3:30 in poi, e da giugno anche la prima domenica del mese, in modo che chi non può il sabato, almeno la domenica possa accedere. Per avere tutte le informazioni, per essere sicuri, è meglio andare sulla pagina Facebook, la Mecca Primo Museo del Videogioco d'Italia, oppure potete dare un colpo di telefono al 338-5933-282. Avete veramente tanto materiale, sarebbe bello magari un giorno estendersi, ci state pensando? Sì, beh, effettivamente diciamo che il museo comincia a implodere su se stesso, talmente tanto il materiale esposto, ma
a dirti il vero, quello che abbiamo ancora da esporre, quindi sì, ci piacerebbe poterci ampliare, però al momento gli spazi sono questi. Vedremo. I visitatori comunque ci sono e sono in aumento anche. I visitatori per noi è una grande soddisfazione riuscire a portare a Gattorna, quindi insomma non in un posto, diciamocelo, proprio semplicissimo e proprio accessibile, visitatori non solo dalla Liguria ma dal nord Italia e anche dal sud Italia o anche dall'Inghilterra, che sono venuti appositamente quindi anche a soggiornare, dormire e portare un po' di turismo nell'entroterra appositamente per vedere il nostro museo. Allora, grazie Michela, grazie anche a Luca e a Giansandro per averci accolto qui nel vostro museo, per averci fatto visitare i locali e tutte le curiosità che ci sono qui. Allora, la linea può tornare allo studio, a te Cristina. Un saluto da Gattorna.